La Human Library funziona come una libreria, però al posto di avere dei libri cartacei ha dei libri umani. C'è un catalogo, ogni libro ha un titolo e una quarta di copertina. Attraverso il titolo e la quarta di copertina il lettore si incuriosisce e sceglie la sua lettura. A questo punto si registra al banchetto facendo una regolare tessera alla FEM Human Library e viene accompagnato da un bibliotecario a leggere. La consultazione dura 30 minuti e in questi 30 minuti il libro umano racconta un episodio che rompe un pregiudizio. Rompe un pregiudizio e quindi pone le basi per provare a fare un processo empatico che tenti di cambiare culturalmente il lettore. Il lettore, dopo mezz'ora di domande e discussione col libro umano, viene accompagnato al banchetto delle recensioni dove può scrivere pensieri, parole rispetto all'esperienza che ha appena vissuto, che speriamo sia stata un'esperienza positiva e di positivo cambiamento. Ecco, in questa edizione che abbina anche delle opere d'arte ai libri, come pensate che possa essere rafforzato il discorso? L'arte è un veicolo di emozioni, è un veicolo di messaggi e quindi l'opportunità di essere ospitati in un luogo così bello che appunto mantiene e cura il patrimonio cittadino è un luogo che offre l'opportunità di fare un lavoro di coesione sociale e di coinvolgimento della cittadinanza non soltanto sul tema della lotta allo stigma in salute mentale, ma anche sulla possibilità di usare la bellezza per, come dire, rompere stereotipi e pregiudizi, tant'è che, come dire, la bellezza è quel ponte che ci connette e diventa un po' anche il filo rosso, come il biografico umano, che nelle storie si ritrovano e possono portare le persone a modificare appunto le loro idee e le loro conoscenze.